Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh, allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E se desideri contenuti esclusivi, passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! È mezz'ora che sto provando a iniziare questo video. Non ci riesco. Non riesco a iniziare il video. Comunque ragazzi, bentornati finalmente sul Circolo di Luminopoli, una serie che mi state chiedendo più o meno dai tempi dell'unificazione d'Italia e che finalmente ho deciso di riportare grazie anche all'ausilio di queste due bellissime signorine che adesso sto accarezzando con tutto il mio amore, che si chiamano Luci, signori! Finalmente la mia camera è dotata di luci, finalmente sembra quasi un luogo adatto alla registrazione, a parte la chitarra qua dietro, la scimmia sul letto. Fa comunque cagare, ma perlomeno l'abbiamo migliorato. Il video dovrebbe vedersi molto meglio e la facecam dovrebbe essere aumentata particolarmente di qualità. Poi magari fatemi sapere nei commenti se si nota il cambiamento oppure se ho speso 40 euro per un cazzo. Comunque ragazzi, ciancio alle bande, bando alle ciance, non si diceva così. Andiamo a trattare l'argomento di oggi, che è sicuramente uno degli argomenti più discussi all'interno della community Pokémon. Per chi non conoscesse questa serie, sono semplicemente io che parlo di un argomento che scelgo all'interno del video. Molto semplice. E l'argomento, come sicuramente avrete letto dal titolo, sono gli starter, ragazzi. Ora, io sono sicuro che se chiedo a 1000 fan dei Pokémon qual è il loro starter preferito, 900 vi rispondono un Pokémon delle prime 3 generazioni. Di conseguenza, moltissimi fan Pokémon pensano che gli starter migliori in assoluto siano quelli delle prime 3 generazioni. E io, personalmente, come al solito, penso anche di dare ragione in parte a queste persone, ma perché proprio in parte? Nel video di oggi volevo proprio parlare dell'evoluzione che ha portato gli starter da Charizard a Incineroar. A Incineroar. Sapete quanto lo amo quel Pokémon, no? E mi sono accorto di essere storto in facecam. Perché ragazzi, è innegabile dirlo, gli starter delle prime generazioni non sono gli starter delle ultime generazioni. C'è stato un cambiamento sostanziale nel modo in cui Game Freak designa, che non esiste in italiano, progetta e disegna i loro Pokémon. E questo, ragazzi, è un fattore che secondo me è molto interessante da analizzare, perché presenta delle analogie con lo sviluppo delle trame o comunque con la direzione che ha preso la produzione dei giochi che ha deciso di adottare Nintendo. Ho messo tipo più A in questa frase che probabilmente nelle canzoni di Vasco Rossi. Sappiamo tutti che Game Freak e Nintendo hanno deciso di portare le trame dei giochi Pokémon su un piano molto particolare. Se sulle battaglie, le trame dei nuovi giochi Pokémon, andando sempre più avanti, sono diventate un qualcosa di molto più profondo, che consiste più nel legame tra Pokémon e allenatore e in generale, personalmente, delle trame più belle. Forse ne parlavo qualche giorno fa su Telegram con AmiPon79, che sicuramente qualcuno di voi conosce, e parlavamo per l'appunto di come Game Freak stia da tempo sperimentando nuovi elementi della trama, arrivando probabilmente con Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna a un livello sicuramente irraggiungibile per il futuro, almeno per quanto riguarda questo filone di sviluppo della trama di Pokémon. Questa evoluzione, come dicevo prima, è andata a tenere sempre più in considerazione il legame allenatore Pokémon. In questi ultimi giochi è sempre meno il Pokémon e sempre più l'allenatore a decidere le sorti di una battaglia, a decidere le sorti di una trama, a riuscire in un qualche modo a sgominare le associazioni malvagie, a catturare il leggendario. Sono sempre meno i Pokémon e sempre più gli allenatori, quindi sempre più gli umani. E questo come si relaziona con gli starter? L'evoluzione degli starter, con evoluzione ovviamente non intendo Piplup, Primplup, Empoleon, ma intendo l'evoluzione di design nel corso degli anni, si è sempre più spostata verso delle figure che potremmo definire umanoidi o comunque più simili agli umani, ispirati ad umani. Comunque basti pensare ad Incineroar, che è ispirato a un wrestler, a Decidueye, che è ispirato a un arciere, a Primarina, che nonostante sia comunque ispirata a una foca,
è ispirata a una diva. In sostanza, ragazzi, negli ultimi giochi Pokémon, e questo a partire da delle radici che poi andremo ad analizzare, si è sempre più cercato di rendere i Pokémon in un qualche modo simili agli umani, non rendendoli umani, ma rendendoli comunque più vicini a quella che poi di fatto è la nostra specie. E questo processo, secondo me, inizia da un punto molto molto importante, che è la quarta generazione. Già prima abbiamo dei preamboli di questa trasformazione, ad esempio Blaziken, starter di terza generazione, si sradica dai cliché del fuoco e delle fiamme degli starter di prima, che possedevano invece Charizard e Typhlosion. Sceptile si sradica dal cliché dei fiori di Venusaur e di Meganium. Ma secondo me il punto fondamentale è la quarta generazione. Una quarta generazione nella quale scopriamo tramite i miti che un tempo umani e Pokémon erano veramente legati tra di loro, ma fisicamente erano la stessa specie. Non legati, come si dice, sì, il legame col tuo Pokémon, erano proprio la stessa cosa. E dalla quarta generazione, con Empoleon, che è ispirato letteralmente a Napoleone, oltre a essere ovviamente un pinguino, c'è un inizio di una trasformazione di design degli starter che va sempre più vicino alla figura di umano. Anche Infernape, per farvi un esempio, è una scimmia, quindi è comunque un umanoide, comunque una creatura che in un qualche modo è vicina all'uomo. Poi abbiamo il salto della quinta generazione, di cui preferirei non parlare, perché la quinta generazione è la mia preferita, ma se c'ha un difetto sono gli starter. Perché noi sappiamo che con la quinta generazione l'intento di Game Freak era quello di riproporre una sorta di copia brutta dei primi giochi, e di conseguenza i Pokémon starter soprattutto rappresentano una sorta di modo di imitare i vecchi Pokémon. Vediamo infatti come Serperior sia totalmente diventato un animale, è completamente un animale, non ha niente di umano. Stessa cosa per Samurott, gravissimo passo indietro rispetto ad Empoleon, e stessa cosa anche per Embark, che per quanto stia su due zampe è comunque un maiale. Brutto, tra l'altro. E poi, ragazzi, arrivano le ultimissime due generazioni, dove questo cambio di design degli starter arriva finalmente al suo estremo compimento. Abbiamo Delphox, che è una volpe, ma se voi lo vedeste direste che è un mago, non una volpe. A differenza, magari, per dire, di Empoleon, che tu lo vedi e dici quello è un pinguino, poi è ispirato a Napoleone come ispirazione del personaggio, della caratterizzazione del Pokémon, perché poi un altro elemento che ovviamente si inserisce all'interno di questa ottica di creare dei Pokémon più umani è ovviamente la caratterizzazione psicologica tipica proprio degli umani. Come in Empoleon la potevamo solo vedere attraverso un approfondimento, in Delphox ce l'abbiamo lì il mago, è lì e ha la bacchetta che ti sta per scagliare contro un incantesimo. Greninja, se lo vedessimo in una sorta di figura sfocata, o comunque se lo vedessimo tutto nero e fra virgolette censurato, mi viene da dire in questo momento, penseremmo che sia un ninja e non una rana. È questo quello di cui sto parlando. Una letterale trasformazione degli starter in qualcosa di sempre più umano. E non è un caso, secondo me, che nella sesta generazione arrivi la mega evoluzione, un'evoluzione che implica letteralmente un legame profondo e intrinseco tra uomo e Pokémon, col Pokémon che, proprio per rimanere in tema, diventa sempre, sempre più umano. E poi, ragazzi, ovviamente con le mosse Z di settima generazione e con il legame tra umano e Pokémon che si va sempre a intensificare, gli starter assumono praticamente la connotazione di umani. Abbiamo Incineroar, che è un wrestler, non è una tigre. Se voi lo vedreste direste che è un wrestler. Abbiamo Decidueye, stesso discorso. Decidueye è ispirato a un arciere, non è assolutamente un uccello, o meglio, lo è un gufo, scusatemi, lo è, ma prima di essere un gufo è un arciere. Stessa cosa per Primarina. Tornando quindi al nostro quesito iniziale, gli starter delle prime generazioni sono davvero migliori degli ultimi solo perché, se vogliamo metterla così, sono più esotici? Sì, sotto un certo punto di vista. È ovvio che un Charizard farà molto più effetto, farà molta più impressione e sarà anche più, fra virgolette, figo, fra tante virgolette, che non dovrei dirlo due volte, ma vabbè, di un Delphox, che sembra più un umano. Sicuramente è più di impatto se mi giro qua e vedo un drago che vedo una volpe con una bacchetta magica.
Questo è ovvio, ragazzi. E se vogliamo metterla da questo punto di vista, sì, gli starter delle prime generazioni sono più cazzuti, sono più fighi degli ultimi. Però non si può dire che siano più belli in generale, secondo me. È una cavolata, perché gli ultimi starter che sono stati creati hanno un concetto. C'è, secondo me, un motivo se c'è stata questa evoluzione. E questo motivo sta proprio in quello che ho detto prima del video, ossia il parallelismo con il gioco che si evolve, col gioco che si evolve, che diventa sempre più un legame tra umano e Pokémon e che di conseguenza va a modificare anche le ispirazioni. Adesso mi vengono in mente delle cose a caso, ma Gallade, per dirne uno, è un Pokémon di quarta generazione che già rappresenta dei connotati perfettamente umani. Pensiamo a Zoroark addirittura, che è una volpe sì, ma è un Pokémon che si illude, che fa le illusioni, che si diventa umano. Cioè è comunque, ragazzi, una sorta di avvicinamento del mondo Pokémon a quello degli umani. E secondo me, in virtù di questo, è sbagliato denigrare gli ultimi starter dicendo che sono meno belli e meno fighi dei primi. Sì, forse da un certo punto di vista lo sono, ma l'ispirazione che ha portato a crearli sicuramente è molto più importante, molto più artistica e molto più profonda di quella che ti porta a creare un Charizard. Poi sono d'accordissimo anch'io che Charizard è forse più figo da un certo punto di vista, però più bello? Non è più bello Charizard. È solo più figo. La differenza fra figo e bello è proprio che figo si parla di un design, bello si parla di un concetto generale. Charizard, un concetto generale all'intorno del Pokémon, non ce l'ha assolutamente. E in generale i primi Pokémon non ce l'hanno assolutamente. Basti pensare a quanti Pokémon di settima generazione hanno storie particolari dietro, e invece a quanti ce l'hanno di prima generazione. Forse l'unico Pokémon che ha veramente una storia figa dietro di sé è Cubone. E Mewtwo, che è stato creato dagli umani, giusto per fare un altro collegamento. Basta. Fai Ninetales, va. Se mi metto a elencare quelli di settima gen è finita. La trasformazione dei Pokémon da semplice animale a concetto prima che animale, secondo me, è molto indicativa e non va assolutamente denigrata in favore dei primi Pokémon, che seppur magari sotto certi aspetti molto più fighi, presentano sicuramente delle pecche a livello contenutistico intrinseco del Pokémon stesso. Quindi nulla, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Fatemi vedere che questa serie vi piace lasciando tanti mi piace. E nulla, vi invito anche a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, in particolare da Telegram e da Instagram. Mi raccomando, ragazzi, Telegram, contattatemi nel gruppo, cioè contattatemi in privato per entrare poi nel gruppo, mentre su Instagram passate, perché ogni giorno rilascio contenuti esclusivi e in futuro arriveranno anche dei format particolari solo su quello. Detto ciò, ragazzi, vi invito anche a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ci becchiamo in un prossimo video.